per la pace. Tanto grazie a tutti di essere intervenuti. Vi dico velocemente come sarà il programma di questa inaugurazione, ma voi già lo sapete. Comunque, fra poco parlerà il sindaco Simone Gamberini, poi daremo la parola ad Alex Zanottelli, missionario compagnano con noi oggi. Aspettiamo l'arrivo da un minuto all'altro del presidente della regione Vasco Errani, poi ci sarà il taglio ufficiale del nastro della casa, la benedizione da parte di Don Catti che è con noi qui oggi, e poi ricominceremo un attimo con la festa con i nostri musicisti. Quindi io intanto chiamo qui al palco, diciamo, al microfono, il sindaco Simone Gamberini e anche con lui tutti i sindaci, assessori. Ho visto il sindaco di Zola Perdosa, ho visto l'assessore Borghi della regione, ho visto molti consiglieri comunali, assessori del comune di Casalecchio e dei comuni limitrofi. Cedo la parola a Simone Gamberini. Innanzitutto grazie per essere venuti qua, grazie a tutte le autorità dei comuni presenti, all'assessore Venturi per essere venuti in rappresentanza dell'amministrazione provinciale. Il presidente della regione sta arrivando. Il 3 dicembre dello scorso anno una bellissima e colorata catena umana consegnò simbolicamente ai cittadini di Casalecchio e all'associazione Percorsi di Pace un luogo nuovo della nostra comunità. Il corteo festoso che attraversò un percorso fisico ideale dedicato alla pace partì dal nuovo municipio attraversando il ponte che in modo convinto abbiamo dedicato alla pace, arrivò percorrendo appunto questo via della pace in un nuovo luogo, la Filanda appunto, dove siamo oggi, quella che da oggi sarà la casa per la pace. Da oggi infatti tornerà ad avere vita uno spazio che nel tempo e rappresenta anche, io penso, la storia della nostra comunità. A metà dell'Ottocento infatti qui sorgeva uno dei più importanti canapifici italiani, il più grande della regione. Qui lavoravano quasi 500 operai, soprattutto donne, e qui ebbero luogo le prime lotte sindacali del bolognese. Il terremoto del 1929 colpì duramente questo stabilimento che in seguito ai gravi danni subiti fu chiuso e utilizzato soprattutto come area militare. I bombardamenti alleati del 1944, soprattutto del giugno del 1944, non risparmiarono la Filanda che, come tutto il comune di Casalecchio di Reno, fu quasi completamente rasa al suolo. Dal dopoguerra fino ad oggi questo edificio, nascosto da un alto muro di cinta, rimase un rudere cadente dal passato glorioso, ma che appunto rimaneva lì, abbandonato, nel quale però continuava a troneggiare una piccola torre. Una torre che ospitava anticamente la ruota del vecchio mulino, la potete ancora vedere, non da qua ma se girate la trovate. Quella ruota nel prossimo futuro verrà ricostruita. Oggi idealmente la riattiviamo, azioniamo le macchine della vecchia filanda e iniziamo concretamente a filare la pace. Come ci ha insegnato Mahatma Gandhi, raccoglieremo il messaggio dell'arcolaio, un messaggio molto più ampio della circonferenza della ruota che costruiremo. Gandhi diceva: il messaggio dell'arcolaio è un messaggio di semplicità, di servizio all'umanità, di vivere in modo da non ferire gli altri, creando un indissolubile legame fra il ricco e il povero, fra il capitale e il lavoro. Poiché ogni giro della ruota fila pace, buona volontà e amore. Questo è quindi un luogo storico del nostro comune, che diventa oggi il luogo più rappresentativo di uno dei valori fondanti della nostra comunità, la cultura di pace per la costruzione della pace. Da ormai 3 mesi i volontari dell'Associazione Percorsi di Pace stanno lavorando per riempire di contenuti questo luogo. La casa sarà una struttura aperta a tutti i gruppi impegnati sui temi della pace, della non violenza, dei diritti umani, della solidarietà internazionale, oltre che sede della conferenza della pace di Casalecchio di Reno. Sarà laboratorio quindi di idee e progetti, centro di elaborazione e diffusione di una cultura di pace e di non violenza, sostegno, interventi e iniziative che privilegiano l'uso del metodo non violento. Il progetto presentato dall'Associazione Percorsi di Pace ha convinto nel tempo l'amministrazione e soprattutto rappresenta la migliore conclusione di un percorso di avvicinamento che con serietà e impegno l'associazione e l'amministrazione hanno condotto in questi anni. In questo luogo verranno custoditi e valorizzati oltre 3.000 manifesti sui temi pacifisti che l'Associazione di Promozione Sociale, il Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale, ha deciso di donare al Comune di Casalecchio. In questo luogo verranno realizzate attività di documentazione e archiviazione, realizzando anche ricerche e studi attraverso la custodia e la catalogazione del patrimonio documentario del centro.
La Casa per la Pace sarà il luogo di promozione di attività di educazione alla pace, di promozione di una cultura anche con le realtà culturali ed associative del territorio. Nel centro troveranno spazio e verranno realizzate iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sull'economia solidale e sullo sviluppo sostenibile. Non a caso la casa sarà anche la sede di un mercatino della solidarietà e di una montagna del prodotto di commercio. Sarà quindi un luogo vissuto e attivo per promuovere e costruire insieme una nuova cultura. Tutto ciò sarà realizzato grazie a un'associazione di volontariato che offrirà ai cittadini un servizio realizzato da volontari che garantiranno l'apertura al pubblico assicurando l'apertura del centro per le attività programmate e per quelle coprogettate con il comune e con le altre realtà culturali e associative del territorio. Insieme a tutta la città dovremo quindi costruire il futuro di questo luogo, consapevoli di costruire anche il futuro della nostra comunità. Il 19 marzo di 3 anni fa, molti di noi hanno assistito, non condividendola, all'inizio della guerra in Iraq. Nei mesi precedenti alla guerra molti casa le chiese hanno detto con 10 e qui ebbero luogo le prime lotte sindacali del bolognese. Il terremoto del 1929 colpì duramente questo stabilimento per la pace che il nostro comune abbia mai visto. Molti casa le chiese nelle settimane successive aderirono all'appello delle associazioni pacifiste nel quale si invitavano tutti i cittadini, tutte le associazioni, i movimenti, le istituzioni, gli enti pubblici o privati, religiosi o laici a tenere esposta la bandiera della pace per rendere visibile il proprio no a tutte le guerre ed il proprio sì alla promozione di una cultura della pace e alla via del dialogo per la soluzione immediata dei conflitti. A Casalecchio molti aderirono sul piazzale del nostro comune, nella sala del consiglio, nell'ufficio del sindaco, comparve la bandiera della pace. Questo accadde anche e soprattutto in tutti i balconi e le finestre di questa città. La passerella, fino ad allora senza nome, divenne uno dei simboli del desiderio di pace e si riempì di coloratissime bandiere. Di avvicinamento che con serietà e impegno l'associazione e l'amministrazione hanno condotto in questi anni. In quei giorni a Casalecchio molti decisero di non chiudere gli occhi, manifestarono in tanti per proclamare il loro sincero no a tutte le guerre. Pensando a quei giorni mi tornano in mente le parole di Don Milani in una lettera che inviò ai giudici che lo stavano processando per apologia di reato in quanto aveva difeso l'obiezione di coscienza al servizio militare. Era il 65, Don Milani era già malato e quindi scrisse appunto al processo. Don Milani scriveva: su una parete della nostra scuola c'è scritto in grande I care, è il motto intraducibile dei giovani americani migliori, me ne importa, mi sta a cuore, è il contrario esatto del motto fascista me ne frego. E ancora scriveva: abbiamo dunque preso i nostri libri di storia e siamo riandati 100 anni di storia italiana in cerca di una guerra giusta, di una guerra cioè che fosse in regola con l'articolo 11 della Costituzione, non è colpa nostra se non l'abbiamo trovata. Il senso di quei giorni e di quella bellissima giornata e penso in queste forti e semplici frasi. La nostra casa della pace parte dal passato e dallo sguardo rivolto al presente e soprattutto al futuro. Le ragazze e i ragazzi di oggi crescono e imparano a comunicare in un mondo occidentale basato sull'avere più che sull'essere, in cui sembra che la soddisfazione maggiore sia possedere e consumare oggetti. Una grande parte dell'Occidente privilegiato mantiene uno stile di vita ricco e prezzo altissimo della guerra endemica, della povertà di intere popolazioni, di malattie che non si debellano, della mortalità infantile del terzo e del quarto mondo. La casa per la pace deve allora essere un punto vivo delle nostre coscienze, per testimoniare ogni giorno l'insostenibile consapevolezza di questo squilibrio. Una testimonianza che sia anche fare ricerche e documentare, promuovere iniziative, educare alla pace, parlarsi e parlare. Sono modalità alla portata di tutti, non hanno un prezzo, ma soddisfano più dell'ultimo inarrivabile oggetto sfornato dall'industria. Parlare di pace, per dirla con Gandhi, come dicevo prima, filar la pace, è un modo di comprendere meglio sé e il mondo, a partire dalle nostre differenze, magari per arrivare perfino a scoprire che ciò che ci fa differenti è anche il meglio che abbiamo da darci. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi a Napoli, io vengo da Napoli, a Napoli quando ci si trova, ci si saluta, ci si abbraccia, ci si guarda in volto, è un altro mondo quello mondo di Napoli. Vengo da lì e ci tengo a dirvi grazie per questa possibilità di incontrarci. Un grazie prima di tutto va a voi
e a chi ha organizzato questa sede. Molto bella, davvero è bello vedere queste case che nascono e sono segnali di una cultura nuova che fa fatica ad attecchire, sembra quasi che si spenga perché è arrivato l'inverno, invece dobbiamo continuare a costruirle queste case e a credere che non abbiamo futuro se non impariamo un po' una cultura di pace, altrimenti siamo destinati a sbranarci vicendevolmente. Quindi congratulazioni per questo, come l'avete fatto un giro dentro, mi sembra molto, davvero molto bella, soprattutto l'aver incluso la Banca del Tempo, l'Usato, la Bottega del Commercio Equo e Solidale, cioè sono tutte cose che aiutano a pensare immediatamente a qualche cosa d'altro, perché a volte il nostro pensare alla pace è sempre molto limitato alle armi. Ed è da qui dove io volevo partire, prima di tutto, se mi permettete. Sono venuto qui stamattina un po' per spazzolarvi, perché io sono rimasto scioccato al sentire che mentre a Napoli, con tutta la denigrazione che state facendo di Napoli, il popolo di Napoli ha capito che il privato non può entrare nell'acqua, voi in Romagna, con tutta la vostra ricchezza, non siete ancora riusciti a capire una roba del genere. Guardate che grave questa storia, è di una gravità enorme. Cioè, noi in un anno, pensate Napoli così disgregata com'è, quando abbiamo capito dove Napoli stava andando, abbiamo cominciato a mettere insieme le realtà di base, partendo da Lilliput, un po' fare rete, accettando tutti i duri, anche col nuovo governo c'era madurissimo, perché sarà dura questa cosa. Ecco perché l'importanza di queste case. Il d'Italia è Napoli Caserta, 136 comuni, serve 3 milioni di persone, serve l'acqua a 3 milioni di persone. 23 novembre 2004 i sindaci hanno deciso, notate solo 36 sindaci su 136 si sono presentati, nessuno aveva consultato la propria gente, nessuno aveva parlato con i cittadini, ognuno ha votato in proprio, quello che lui pensava, un sindaco aveva in tasca 16 deleghe, tra le quali vi cito Casal di Principe, capite cos'è Casal di Principe, e avanti di questo passo. Abbiamo detto noi non possiamo accettare una roba del genere, e abbiamo detto l'acqua, per favore lo ripeto qui, guardate che se vi toccano l'aria e l'acqua, è finita, sono gli unici due beni che ancora ci rimangono, aria, guardate che anche l'aria, voi direte ma quella è sicura, no, in Africa gli Stati Uniti hanno già portato via chilometri quadrati di ossigeno, di aria, ormai la mercificazione di tutto, dobbiamo avere il coraggio di dire che certe cose sono talmente fondamentali che neanche menzionarlo, la possibilità che si possa fare business su roba del genere. Non si fa business sull'acqua. L'acqua è un diritto fondamentale, umano, è roba sacra. Guardate che un anno di lavoro, abbiamo lavorato per un anno, il 30 gennaio di quest'anno 136 comuni sono stati interpellati, 100 sindaci stavolta si sono presentati e hanno deciso di ritirare la delibera e oggi l'acqua è pubblica, gestita totale capitale pubblico, è solo una piccola vittoria, guardate che sarà duro anche a Napoli, siamo solo all'inizio perché sappiamo che do ragione al Sergio Marotta quando dice che Napoli è retto da un comitato d'affari. Penso che Bologna non è da meno in questo. Guardate che sono i comitati d'affari che decidono, non sono le amministrazioni, non sono chi volete voi. Per cui è importante questo discorso dell'acqua. Ho sentito che avete permesso ormai al privato in Romagna di entrare, è finita. Io chiedo a tutti voi una cosa molto semplice. Io ho già detto, adesso lo ripeto davanti a voi, poi entro oggi nel problema della pace, che non ritornerò davvero più a Bologna. E ve lo dico sinceramente, guardate, se prima di tutto la rete che avevo chiesto che nascesse non nasce,
e non mette al primo posto la lotta sull'acqua. Voglio sapere che in Romagna incomincia una rete seria che lotta in tutti i comuni, nella regione, perché l'acqua sia un bene fondamentale e inalienabile. Guai a voi, ma siamo cretini, scusate questa parola, ad andare a bere acqua minerale. Io vengo dal Trentino, per favore. Vado a casa di mio fratello, mi siedo, mi trovo purissima, levissima. Sono della Val di Nona? Io mi alzo, vado alla spina per bere un bicchiere di acqua delle Dolomiti. E tutti ridono perché lo zio matto di turno sono io. Ma ci hanno ridotto a questo punto in Italia, che non possiamo più bere l'acqua della... Ma guardate che è incredibile. L'anno scorso hanno speso in Italia 600 miliardi di euro, di vecchie lire italiane, per indurci a bere acqua minerale. Guardate che se oggi, ed è qui adesso il passaggio, se oggi ci sono 50 milioni che muoiono per fame, domani avrete 100 milioni di persone che moriranno di sete. Ma chi potrà permettersi di comprare l'acqua minerale fra i poveri, cavoli? Ma guardate che l'acqua sarà il bene. Se oggi lottano per il petrolio, ci fanno le guerre per il petrolio, domani pensate quello che non faranno per l'acqua, e noi ce la lasciamo portare via così impunemente. Guarda che pazzia totale. Per cui, guardate, ve lo dico con la massima sincerità, chiedo che venga formata su Bologna al più presto questa rete e che metta al primo posto questo impegno sull'acqua. E voglio, davvero chiedo di sentire buone notizie, se vi vengono da Napoli, così con la cattiva stampa che noi abbiamo, che cosa non dovrei aspettarmi da Bologna. Ed ecco allora il primo passaggio essenziale sulla pace. Per favore, non c'è pace senza giustizia. Il problema fondamentale, guardate, la grande minaccia oggi alla pace è la profonda ingiustizia che c'è a questo mondo. Finché voi avrete il 20% del mondo, dati della Banca Mondiale, che non è un istituto missionario, per favore, la Banca Mondiale è il cuore del sistema, finché il 20% del mondo si pappa l'83% delle risorse di questo mondo, non possiamo avere pace a questo mondo. Finché 50 milioni di persone muoiono di fame all'anno, guardate che è una guerra mondiale che questo sistema fa ai poveri, soprattutto con il debito. Praticamente ammazziamo ogni anno 50 milioni di persone, li uccidiamo, smettiamo di parlare che muoiono di fame, abbiamo tanto di quel cibo che lo buttiamo a mare. L'ultima guerra mondiale, e capite molto bene che è durata 8 anni, ha fatto 50 milioni di morti. Noi combattiamo una guerra mondiale all'anno attraverso questo sistema profondamente ingiusto che permette a pochi di aver tutto a spese di molti morti di fame. Secondo passaggio fondamentale è il legame fra questo e le armi. È chiaro, per favore, guardatemi, direte: Alex, ma forse Coracoccio ti ha fatto girare un po' la testa. Ogni tanto me lo domando anch'io, se forse non sono diventato matto. Può darsi. Io in questo paese penso che neanche Berlusconi riuscirà a dire che Rumsfeld è un comunista. Conoscete Rumsfeld, eh? Allora vi dico quello che ha detto Rumsfeld, perché sono su terreno sicuro. Ministro della Difesa americana, quasi tre anni fa, quando c'è stato l'attacco all'Afghanistan, non all'Iraq, all'Afghanistan, alcuni giornalisti gli hanno chiesto: signor Ministro, cos'è che consideri vittoria nella nuova guerra degli Stati Uniti contro il terrorismo internazionale? Rumsfeld ha risposto: considero vittoria se tutto il mondo accetterà che noi americani siamo liberi di continuare con il nostro stile di vita. È la difesa dello stile di vita il problema di tutto. E le armi ci servono a questo. L'anno scorso abbiamo speso, guardate, oltre 1.000 miliardi di dollari in armi. Dati SIPRI, che ci dice che è il secondo bilancio difesa nella storia dell'umanità, dopo l'86-87, era il più alto quello, durante la guerra fredda. Questo è il secondo più alto dell'anno scorso. Pensate che la Banca Mondiale vi dice che con 40 miliardi di dollari potreste risolvere il fame e sanità in tutto il mondo. 1.000 miliardi in armi.
Stiglitz, premio Nobel per l'economia, e altri economisti americani hanno calcolato adesso la guerra, quanto costa la guerra in Iraq. Dai 1.000 ai 2.000 miliardi. Grazie. Grazie Ale Donatelli, tanto ringrazio per essere arrivato della provincia della Maria al presidente della regione dell'Emilia Romagna, Vasco Errani, al quale cedo la parola. Fa saltare il mondo 4 volte per aria. E abbiamo tante armi chimiche. Non le aveva Saddam Hussein, dittatore, per favore, ma quegli osservatori che andavano in cerca, erano loro che avevano le armi, le abbiamo noi, le armi chimiche, batteriologiche. Ne abbiamo talmente tante che ci dicono i tecnici che potremmo ammazzare tutta la popolazione mondiale 5.000 volte. Abbiamo già pronto ragni, mosche, non so che cosa, per mandare in giro Ebola, per mandare in giro la peste bubbonica del Medioevo, basta scatenarlo l'inferno. Tutto per la difesa del 20% del mondo, che deve continuare. Eppure questo 20% ci sta portando alla morte ecologica. Oggi a Napoli noi queste cose le facciamo girare, fra l'altro una professoressa ci ha fatto il riassunto di 700 pagine, che trovate anche su internet, il rapporto dell'ONU, Millennium Ecosystem Assessment Report, che dice, apparso l'anno scorso, che fatto da 1300 scienziati, 4 anni di lavoro, senza calcolare le armi, Wolfowitz della Banca Mondiale non avrebbe pagato per il rapporto, senza calcolare le armi l'ONU ci dà 50 anni. Se entro 50 anni il 20% del mondo non avrà cambiato stile di vita e sistema economico, future generazioni non potranno sopravvivere. Questo sistema ci ammazza per fame, ammazza per guerra, ammazza la vita. Guardate, quando parliamo di pace dobbiamo tenere queste tre cose profondamente unite: giustizia, pace, integrità del creato, se no non si può parlare oggi di pace. E soprattutto in questo momento, e finisco dandovi soltanto alcuni suggerimenti, la cosa gravissima, io stamattina quando ho parlato lì al convegno ho detto proprio rovesciate il mio stomaco, che sto male. Guardate, la cosa che mi fa star male, guardate la gravità del momento che stiamo vivendo. Noi non stiamo accorgendo che andiamo dritto ormai verso una guerra atomica. Guardate che la storia dell'Iran non è uno scherzo. Guardate che sarà molto facile che andiamo in un'altra guerra contro l'Iran. E qui è la storia atomica. E guardate che sull'atomica ormai non si scherza più. 40 paesi, basta che la facciano, ce l'hanno, l'arma atomica. E guardate che, sapete che cosa vuol dire scatenare? Gli Stati Uniti hanno già detto che parte della guerra preventiva loro possono usare anche l'atomica. Siamo alla vigilia di qualcosa di un incredibile, come si chiama, Angelo Baracca, fisico, Università di Firenze, dice... Prendetevi il suo libraccio, appena uscito in questi giorni, il nucleare, mai siamo stati vicini, dice Baracca, a una guerra atomica come oggi, neanche durante la guerra fredda. Quello che davvero mi fa star male, sapete che cos'è? È questa nostra cecità, ma anche io sono un prete e sono un missionario, la cecità delle nostre chiese, che ancora non riescono a dire che la bomba atomica è peccato. Ma cavoli, se dire una bugia è peccato, ma non mi direte che la bomba atomica non è peccato, per favore. Guardate, per i credenti, dico per chi crede, sappiamo che Dio ci ha impiegato 4 miliardi e 200 milioni di anni a far arrivare la vita dove è arrivata oggi. L'uomo ha il potere di distruggerla nel giro di un pomeriggio. Questo è il peccato, è l'ubris umana. Ecco perché è importante questa cultura della pace. E capite allora in questo momento difficilissimo e di una gravità estrema l'importanza di mettere insieme. Questa mattina ho chiesto davvero se tutte le organizzazioni della pace dobbiamo pur metterci lì e vedere in questo momento che razza di cosa chiedere.
chiedo a tutti voi per favore questa chiarezza anche sull'Iraq. Fuori le truppe italiane da quel paese, subito. Cioè non dobbiamo, guardate, fate i duri anche col nuovo governo, sarà madurissimi, perché sarà dura questa cosa. Ecco perché l'importanza di queste case della pace che devono aiutarci a crescere in questo spirito. Ed ecco allora, io ho soltanto vorrei concludere con voi, perché mi ha dato 20 minuti ed ho finito, due cosettine. Ho portato con me un pezzettino di pane che ieri con Boniani ho partecipato, per quello che passando di qui mi sono fermato, abbiamo distribuito questo pane azimo alla fine della messa, è un pezzo di pane. Io chiederei ai bambini, vedete questi bambini, di venire qui e di passare, poi do ai bambini di farne un pezzettino per uno e di distribuirlo, di mettere nelle mani di chi lo vuole. Ah, venite, venite qui, dove sono i bambini? Vengano qui. Voi adesso lo prendete questo pane e cominciate a darne un pezzettino, lo spezzettate, eh? Ne date un pezzettino a ciascuno, andate in giro a distribuirlo, tutto un pezzettino per ciascuno, e mentre distribuisce questo pane capite che non c'è pace senza giustizia se non condividiamo i beni di questo mondo. Io volevo concludere, se mi permettete, semplicemente ricordando, primo, quest'anno è il 100° anniversario del più grande cristiano del secolo scorso, Dietrich Bonhoeffer, impiccato a Flossenbürg su ordine personale del Führer. Ordine, l'ultimo biglietto che abbiamo di Hitler è l'impiccagione di Dietrich Bonhoeffer. È lui che ha ricordato alle chiese la resistenza e ha detto alle chiese che non dicevano la loro fede in chiesa, ma quella era l'ortodossia delle chiese, era anche quella di Bonhoeffer, ma che l'ortodossia ormai era quella che praticavano sulle strade. Se le chiese erano funzionali al nazismo, non credevano nel Dio della vita, diceva Bonhoeffer. Oggi dobbiamo dire la stessa cosa, con questa cultura della pace. Io ve la dico, l'ho fotocopiato questo, con quello che ha detto alla Camera dei Deputati, guardate, discussione, seduta antimeridiana, 16 marzo 1948, è di Gino Giordani, fondatore dei Focolarini. Quindi notate, era il momento in cui MacArthur, americano, stava chiedendo, generale americano, chiedendo la bomba per buttarla sulla Cina. In questo momento gravissimo sentite quello che in Parlamento italiano, ed è l'unica cosa che come cittadini, come cristiani possiamo dire, ha detto Egino Giordani: noi siamo vittime di una politica che non si esprime che facendo la guerra, quindi politica pazza e criminale. Ho detto che l'assassinio in guerra è un omicidio, ma noi sappiamo che è qualcosa di più, è un deicidio, perché nell'uomo si uccide l'immagine di Dio. Applausi al centro, c'è scritto, non so chi sedeva al centro, la Democrazia Cristiana facilmente. In passato, amici miei, si parlava di guerre giuste, ma oggi che la guerra è uno sterminio pazzesco di valori, di persone, oggi nessuna guerra è giusta. Oggi tutte le guerre scatenate da chi che sia, per qualsiasi ragione, sono guerre ingiuste, perché per riparare un danno di 5 producono il danno di 1000, di 1 milione. Diamoci da fare perché nasca questa nuova cultura della pace. Grazie. Grazie, grazie Ale Zanottelli. Intanto ringrazio per essere arrivato al vicepresidente della provincia Andrea De Maria e al presidente della regione Emilia-Romagna Vasco Errani, al quale cedo la parola. Buongiorno a tutti, scusate per il ritardo, ma avevo un'altra cerimonia. Peraltro, per ricordare l'assassinio del professor Marco Biagi, cultura di pace vuol dire anche respingere qualsiasi cultura di violenza. Quindi mi sembra giusto ricordarlo anche qui mentre inauguriamo la Casa della Pace. Vorrei fare un apprezzamento non formale al Comune per questa scelta che va ben oltre i confini del Comune.
fare la casa per la pace che oggi inauguriamo significa proporsi di costruire un cammino per fondare e sviluppare una cultura di pace. Forse mai come oggi c'è la necessità di rilanciare questa cultura, intesa come dialogo, come capacità di riflessione, come conoscenza. Credo sia fondamentale in un mondo dove crescono enormemente le ingiustizie, con una globalizzazione che ha un segno dominante, l'interesse economico, e che sta allargando in modo prorompente le disuguaglianze e le ingiustizie. Abbiamo un continente intero che sta morendo, come l'Africa, 1 miliardo di persone, padre, che non hanno il diritto dell'acqua, e vorrei dire che noi partecipiamo all'iniziativa internazionale sul concetto dell'acqua come diritto pubblico e che in questa regione la proprietà delle fonti e delle reti sono pubbliche e delle amministrazioni pubbliche, come un diritto fondamentale dei cittadini. Anzi, sempre di più, è giusto, la questione dell'acqua diventerà un elemento, già oggi è una ragione di guerra e di morte di milioni di persone, e sempre di più negli anni diventerà una ragione. Per questo contrastiamo l'idea secondo la quale l'acqua e la proprietà delle fonti possa essere una proprietà privata in tutto il mondo, sapendo che ciò richiede la capacità e l'iniziativa di realizzare un altro ordine mondiale. Questo è il punto vero, che ci mette in condizione di costruire un mondo più equilibrato, a partire dalla distribuzione delle risorse. Oggi il 20% della popolazione, forse meno del 20%, consuma circa l'85% di tutta la ricchezza mondiale. Ma il mondo è enormemente cambiato. Non siamo più i 3 miliardi di 20 anni fa, siamo 6 miliardi. 2,5 miliardi di persone, mai è accaduta nella storia dell'umanità, sono entrati prepotentemente nel mondo. India, Cina. Nessuno può più pensare di dominare il mondo attraverso una visione unipolare. È la gestione di un dominio unipolare. Io credo che questa sia la questione fondamentale. E questo non può essere delegato solo ai governi. È importante far crescere dal basso una cultura di pace che chiede ai governi di cambiare l'assetto del mondo, che diversamente ci porterà ad una situazione di scontro sempre più pesante. Stiamo vivendo un momento particolarmente delicato. Ho letto che in un recente rapporto dell'amministrazione americana si rilancia la guerra preventiva. Io mi chiedo, ma che cosa dobbiamo vedere ancora per capire quale disastro per l'umanità sia l'idea della guerra preventiva? Dopo l'esperienza drammatica dell'Iraq, ci hanno detto che la guerra era finita, 24 ore fa c'è stato il più grande bombardamento dall'inizio della guerra in Iraq. Abbiamo visto che cosa sta significando la guerra in Iraq, in tutta un'area del mondo, che ha dato fiato, purtroppo fiato, alla tragedia del terrorismo e dell'integralismo islamico. Mi chiedo che cosa dobbiamo vedere di più per capire che dobbiamo cambiare strada rispetto alla guerra preventiva.
e lo dobbiamo dire con grande forza, soprattutto oggi, dove sulla questione dell'Iran si deve aprire un confronto politico e l'Europa deve assumere autonomamente una sua iniziativa politica. E al centro di questa iniziativa politica ci deve essere il disarmo. Non ne parliamo più, ma se vogliamo dire giustamente che l'Iran non si può dotare dell'arma atomica, allora dobbiamo rilanciare una cultura di disarmo a partire dal disarmo atomico nel mondo per i paesi che già ce l'hanno. Questo è il problema fondamentale su cui occorre costruire una cultura di pace. Vedete, ho detto prima che non possiamo delegare solo ai governi. Io credo che la cultura di pace si costruisca a partire dalla formazione, a partire dai bambini, a partire dalla scuola. Noi viviamo in un mondo e in una società che sono già multietniche. Noi in questo paese e in questa regione stiamo vivendo una trasformazione straordinaria della nostra società. In pochissimi anni la presenza di persone, uomini, donne, non di immigrati, di uomini, donne che vengono da altri paesi e da altre storie, culture, mondi, ha rapidissimamente raggiunto livelli ormai europei. La chiave è il dialogo, il riconoscimento, la capacità di capire che in fondo l'umanità è cresciuta sempre attraverso il riconoscimento della diversità. Sempre è accaduto così. E guai se prendesse piede un'impostazione pseudoculturale, quella che viene definita teocon, conservatrice, secondo la quale noi che abbiamo, noi che siamo ricchi, e ci sarebbe da dire qualcosa su questo fatto, noi che siamo ricchi, chi in questo sistema e in questa area occidentale è ricco? Pochi sono molto ricchi, molti si sono impoveriti. Ma detto questo, il problema è se passasse l'idea che noi, per paura, per egoismo, ci chiudiamo, non vediamo l'altro, non vediamo l'altra, noi andremo a sbattere contro il muro. Non c'è una scelta da questo punto di vista, l'unica scelta è il dialogo, il riconoscimento, il rispetto certo delle regole, delle norme, delle leggi, ma nella capacità di costruire con la nostra identità la società multietnica. E quando un ministro della nostra Repubblica mette una maglietta, non fa solo un gesto di ignoranza, non produce solo un'offesa a chi è diverso da noi, ma produce un'offesa grave a noi, al nostro modo di sentire, a questo paese che non merita questa grave, gravissima presenza sbagliata che ci porterebbe a una situazione disastrosa. Nel 1963, Giovanni XXIII, In pace in terris, 1963, scrisse una cosa che oggi potremmo dire profetica. Scrisse nel 63, In pace in terris, che consiglio a tutti, soprattutto a coloro che ci danno lezioni
di valori e di radici, di rileggere. Dice: nessuno oggi nel mondo può più fare da sé. 1963. Nessuno può più fare da sé. Abbiamo bisogno del dialogo e del riconoscimento di chi la pensa diversamente da noi. Questo è il ragionamento. Allora, oggi questa è una necessità, questa è cultura di pace. Solo così possiamo leggere il mondo, non per rinunciare a ciò che siamo, ma per continuare ad esserlo. Questo paese, nell'Italia, è nato il Rinascimento, l'umanesimo. Questo paese è stato un riferimento cruciale per una nuova visione del mondo in quegli anni. Mettiamo da parte quelli che si mettono le magliette. Ritorniamo ad essere un paese capace di proporre un nuovo pensiero umanistico che mette al centro la persona, non ciò che ha, e che sia in grado di guardare con la schiena dritta negli occhi gli altri per costruire un mondo più giusto, più equo, in cui le risorse siano meglio distribuite. E in cui allora siamo in grado di contrastare, combattere con tutta l'energia necessaria il terrorismo, perché siamo dalla parte della giustizia. Giustizia per noi, ma giustizia anche per i bambini dell'Africa che muoiono di AIDS. Giustizia per chi non mangia, per chi non beve. Giustizia per chi non ha. Rispetto a noi che abbiamo, allora sì che saremo in grado di fare un discorso per l'umanità. Il mondo è cambiato, c'è bisogno di una visione nuova, globale, che sappia fare questa scelta. Per me questa casa ha questo significato. Per me questa casa significa che tutti noi dobbiamo partire da noi, interrogarci, capire dove stanno i nostri egoismi, le nostre reticenze, le nostre resistenze, metterci in discussione per diventare migliori e quindi più utili al mondo. Grazie. Grazie Presidente Errani, grazie molte.